sulla base di criteri individuati dal comitato di valutazione. Noi invece riteniamo opportuno che ci sia proprio un vero e proprio nucleo di valutazione interno alla scuola che valuti i docenti e valuti l'istituzione scolastica in collaborazione con una valutazione esterna e con l'INVALSI. Grazie, onorevole Centemero. Se nessun altro chiede di intervenire, prego, onorevole Crippa. Presidente, solo su, vorrei richiamare al regolamento perché non riesco a comprendere in che modo adesso stiamo ponendo in votazione, se non ho capito male, il 13-21. Però il 13-21 fa riferimento a un articolo 11. L'articolo 11 l'abbiamo accantonato. Cosa stiamo ponendo in votazione? Un attimo perché gli uffici avevano fatto già questo approfondimento. È cambiata la numerazione, sì. Ok, Novella, cioè perfetto, se lo grazie. stiamo. Allora sì, avevamo già verificato questa cosa, l'articolo 11 a cui fa riferimento questo testo non è l'articolo 11 della legge che stiamo approvando, ma di una legge precedente, cioè il decreto legislativo 16 aprile 1994 numero 297, che con il comma 4 dell'attuale legge viene novellato. E quindi siamo perfettamente a posto. Allora, a questo punto mettiamo in votazione l'emendamento 13.21 Centemero con il parere contrario di Commissione Governo relatrici SEL e 5 Stelle, favorevole del relatore Lega Nord. È aperta la votazione. Intanto che i colleghi votano, salutiamo gli studenti dell'Istituto Professionale Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile di Padova che sono qui e stanno assistendo ai nostri lavori dalla tribuna. Abbiamo tutti votato? No, Marzano. Marzano ha votato, ok? Di là non vedo altri. Qui a posto, direi che è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora all'emendamento 13.500 della Commissione Bilancio, parere favorevole di Commissione e Governo, contrario dei relatori di minoranza.